la fase preparatoria per la giornata dedicata ai giovani e in allestimento. Speriamo che tutto vada bene secondo le previsioni. Per intanto grazie, buona giornata, arrivederci. Quella che sono anche da Canapè. Tolto alle 11 quando arrivano i sindaci. Che 14, magari... due di scorta ci vogliono. Saper dominare il pesce con una canna fissa vuol dire essere agli albori del sistema di pesca, perché i nostri avi pescavano così, canna fissa e una cordina. Buongiorno a tutti, è un piacere avervi qui con noi. Oggi ci dedicheremo a farvi passare una giornata di gioventù della natura, infatti la giornata si chiama, viene denominata Giovani, che siete voi, pesca, natura e ambiente. Che bravo! Mi chiamo Vittorio e sono una guardia ittica. E conosco praticamente tutti i pesci, sai, tutte le questioni inerenti. Allora, avete uno schema lì di tutti i pesci di acqua dolce che esistono in Italia. Noi oggi facciamo un'esperienza con una piccola canna, con una piccola montatura, per pescare i primi pesci, qualcuno ne avrà già presi, i primi pesci che in un laghetto. Vedete, adesso ha montato la lenza sulla canna e c'è già inserito l'amo, ecco, no, vedete, ci sono anche dei piccoli piombini, perché quando voi tirerete in acqua il vostro attrezzo, questo qui deve affondare gradatamente. Come procede Francesco? Qualche pesce lo prendono i ragazzi. Ah, bene. È un piacere di avere con noi oggi nella nostra manifestazione il sindaco di Castelnuovo Scrivia e l'assessore allo sport, i quali ci hanno onorato della loro presenza, oltre che il patrocinio del comune, per questa prima uscita che abbiamo fatto con gli alunni della scuola di Castelnuovo Scrivia. Altro ringraziare Angelica e Antonello dei Laghi Montemerla che stanno dando la massima disponibilità. Ma intanto vi ringrazio per l'invito di cui mi ha reso partecipe l'assessore allo sport e noi siamo qua volentieri per testimoniare la vicinanza del comune di Castelnuovo a queste iniziative. Il fatto di avvicinare i giovani alla natura è un elemento importantissimo, specialmente oggigiorno, in cui purtroppo i temi su cui si discutono sono spesso altri, ci si dimentica proprio dell'aspetto fondamentale che è la tutela dell'ambiente. Con la preside della scuola di Castelnuovo abbiamo concordato che i giovani hanno bisogno di stare un po' alla natura, sì, per abbandonare un po' abbandonare la tecnologia. La cosa che mi ha pregato è far sì, sì, che non ci siano wifi, che non siano tutto il giorno vicino attaccati al computer, un computer o un telefono e capiscono che c'è qualcosa di, diciamo, ci sono delle altre opportunità, altre opportunità meno costose ma più gratificanti, diciamo, dal punto di vista della salute, anche per mantenere in ordine quello che abbiamo, perché altrimenti io mi ricordo quando si aspettavano le vacanze del periodo pasquale, così la prima cosa si andava a Scrivia a pescare, io ci venivo qui a pescare da piccolo, praticamente c'era il paese che si spostava sulle sponde di un fiume ed era per sostituire il mare, Però con la presenza presidi anche il territorio e eviti che si possano fare magari cose che sono vietate dalla legge, o anche proprio il fatto di vedere magari che c'è un intervento di manutenzione da fare. Invece se si abbandona poi diventa difficile mantenere anche in ordine il territorio. Noi, quindi è importante per quello far appassionare i ragazzi. Come diceva Salvatore, il progetto di unire le scuole, i bambini e lo sport, qualsiasi sport, è una ricchezza per la società futura. Quindi avvicinarli anche alla natura è una ricchezza doppia. Ieri si festeggiava la festa della Repubblica, era un'iniziativa dove un vecchio ci raccontava e ci diceva: voi avvicinate più bambini possibili allo sport e alla musica,
lui diceva anche questo, e vedrete che avrete una società migliore. E noi questo, alla musica ci pensino le scuole, noi pensiamo allo sport, alla natura, e non è la pesca come azione di pesca, è la pesca come l'amore per il lago, per le acque, perché è un bambino che poi, crescendo a questa sensibilità, diventerà un cittadino migliore, un cittadino che conosce la natura, che rispetta il mare, che rispetta il lago, che rispetta il fiume. Quindi questo è lo scopo principale di questa iniziativa. Piccola iniziativa per un grande obiettivo. Il grande obiettivo è proprio farli, come noi, innamorare la natura, il contesto della natura. E di conseguenza rispettarla. Grazie Michele. Io direi che i principali protagonisti della giornata sono loro, che stanno dando il massimo per cercare di ottenere i risultati più... c'è un moscerino che aggrediva uno dei nostri pescatori, ma... E questo io ritengo che sia una cosa felice. Io vi ringrazio voi che dalla federazione, che vi date da fare, che avete il tempo per questo. Vi ringrazio perché è una cosa utilissima. Noi siamo contenti che... Utilissima per l'ambiente e per i giovani. Per i giovani deve essere soprattutto. Quindi... E la scuola su queste di Castelnuovo, il comune è molto disponibile per queste cose, che noi siamo, abbiamo un'unione dei comuni, noi, il nostro comune c'è l'unione col comune di Castelnuovo e siamo insieme e gestiamo queste cose tutti insieme. I segreti piccoli come questo che servono, non bisogna darne gli aghi grandi e enormi, bisogna portare i bambini a capire l'ambiente da dove parte. Poi si può arrivare anche nell'enormità, però prima si porta a vedere l'ambiente da dove parte e perché è stato creato e perché che sacrificio per tenerlo pulito, come fa la signora e il suo marito a tenerlo pulito. Questa è una cosa essenziale, ma la verità è questa. Allora questo è un prestigio che dà al nostro comune, al mio comune personalmente, ma dà anche alla scuola che noi facciamo parte come un comune. Ma penso che sia un'iniziativa molto, molto bella, ne parlavamo adesso con il mio collega di Castelnuovo, che avvicinare i giovani alla natura, ma anche un'attività come questa li allontana un pochino da quello che è il tablet, la tecnologia. e gli insegna magari anche a stare in compagnia, a stare insieme, no? Cosa che invece oggi come oggi è difficile. Sono insieme con le chat. Con le chat, ma non c'è il rapporto umano, non c'è queste cose. Noi come guardie ittiche ambientali della provincia di Alessandria, della Cipescafisa, ci siamo posti questo obiettivo. Ho un gruppo di volontari che oggi hanno preso 2 giorni di permesso per questa manifestazione, ai quali do la mia massima stima perché sono loro il motore di queste organizzazioni, così che sono le vere organizzazioni, non a scopo di lucro. Io oltretutto ho un bambino piccolo, quindi è un piacere se riesco, a parte che lui è già abbastanza coinvolto con la pesca, però... È perché c'è il papà che pesca, se lo sbaglio. No, il papà va a caccia. Ah, il papà va a caccia, ma lui ha preso la pesca, però vedo che lo fa, quindi è noto che ad esempio ci sono delle difficoltà con i suoi amichetti della stessa età, perché preferiscono magari la PlayStation o altre cose piuttosto che passare 2 ore qua in un laghetto. Secondo me, se cominciassero, sarebbe utile. Grande personalità dell'associazione Arcipescafisa, ha dato sempre degli ottimi suggerimenti ai gruppi delle guardie volontarie, ha un'esperienza maturata sul territorio da anni. Ho piacere che lui esprima qualche pensiero un po' su tutta la struttura generale. Sì, diciamo che come corpo di vigilanza noi abbiamo il compito di fare in modo che l'esercizio della pesca venga esercitato in modo corretto secondo le normative di legge, senza con questo voler dire di voler fare gli sceriffi. Noi dobbiamo andare in giro semplicemente a far capire ai pescatori che l'attività sportiva della pesca è uno sport e come tale va interpretato. Perciò rispetto delle regole e rispetto di quelle che sono le leggi. Vorrei aggiungere che in questo periodo sentiamo il bisogno di ricambio, perché le vecchie leve purtroppo raggiunte a una certa età smettono di frequentare gli ambienti fluviali, e le nuove leve, se non si fanno questi raduni, questo portare i ragazzi nei laghi di pesca, negli ambienti fluviali, serve proprio per cercare di avere poi un ricambio per il futuro.
Ma vai per niente. Manifestazioni come queste bisognerebbe farne tante, perché sono con i bambini che si comincia a creare una nuova generazione di scrittori, di ma anche per, non solo per fare dei pescatori, ma fare per la, della gente educata e che sappia comportarsi in modo coerente con l'ambiente e con tutte le cose che sono più importanti ancora della pesca. In questi tempi l'ambiente è una cosa, è un argomento molto importante. Buona giornata, volevo ringraziarvi della vostra presenza, che per noi è sempre una cosa importante e fondamentale. A me va bene, sono anche pescatore. Ma questo è per pasturare i pesci, no? Sì, sì. Se sei un pesce, buttati. Bene, a ruota libera. Un meritato riposo per questa grande manifestazione che mi dà grande soddisfazione. Io sono molto contento dell'operato. No, si vedeva meglio la pancia. Mi sta anche filmando. No, lui. Va, va, ti sta filmando che stai facendo le unghie. Guido. Dai. Non sono io l'ammalato, è lui. Dove? Dappertutto, guarda. C'hai i lardi addominali che scendono, vedi? Avendo i lardi addominali che scendono, io gli ho insegnato a mangiare le anguria a fette. No, lui la mangia intera. Se penso e poi mi farò anch'io un'anguria. Un'anguria così posso giustificare la carenza di velocità nella camminata. Non è lui che parla, Guido, è il peperoncino che ha mangiato.